una domanda al volo? No, no. Come no? No? Posso fare una domanda al volo, signora? Posso farti una domanda? Come no? Allora me la faccio da solo. Com'è questo Art Festival? Ma è carino, mi è piaciuto, grazie, mi è piaciuto molto. Una faccia per descrivere l'Art Festival. Fatti vedere te perché sei perfetto. Guarda che faccia. Sociale attiva da più di 10 anni e il centro di aggregazione è proprio uno dei progetti dell'associazione. Io ho conosciuto il garage dal giorno in cui è nato, perché due pazzoidi, Matteo Medri e la sua fortunatissima moglie Erika, sono venuti a scuola e hanno fatto una promozione galattica al centro. E poco dopo, qualche giorno dopo, eravamo lì, che arredavamo, che davamo una mano, che ci esaltavamo, e dopo 10 anni sono ancora qui. Sono stato dall'altra parte, faccio l'operatore, però a quanto pare l'esperienza è stata importante e formativa. Energico, giovane e fantasioso. È sublime, tocca farlo tutti i giorni. Originale, produttiva. Espressioni, emozioni. No, è un bel posto, ci divertiamo. Poi dai, è una figata, dai. Hai iniziato con lo skate, adesso c'è sempre più roba. La cosa più bella è la collaborazione di tanti giovani che si sono prestati gratuitamente a partecipare e che hanno messo in gioco tutta la loro arte in ogni forma, visto che abbiamo avuto ogni forma d'arte qui. E quindi la bellissima collaborazione dei giovani. Siamo felici che ci sia così tanta gente, che la giornata stia andando benissimo e non è ancora finita, perché tra poco inizieranno i concerti musicali.
restate, restate qui. Luca Galassi consegna sempre il piccolo attestato e grazie mille per aver partecipato a questa nona edizione dell'Art Festival. Grande. Grande. Una bella festaccia, dai. Almeno abbiamo preso l'unico giorno di sole di maggio, credo. Buono, dai, l'unico sabato col sole. Dai. Contest di skate, stasera suonano anche gli Small Jacket. Delirio.